Cari amici, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi, martedì 11 maggio 2021, ancora insieme per parlare di cosa? Di un mercato delle valute che ancora rimane un po' nel limbo, un sell-off di dollari che abbiamo visto ieri, che abbiamo visto nel fine settimana scorsa, legato a che cosa? Alla prevalenza della forza del QE rispetto al tapering tra le due, diciamo, tematiche che stanno dominando il mercato in questa parte di stagione. Sappiamo bene che dopo i dati sui payrolls, il mercato è convinto che di tapering non si parli più. Invece, continuerà a esserci qualche timore che il possibile rialzo dei tassi nel 2022 o nel 2023 possa in qualche modo andare a influenzare i rendimenti dei titoli di Stato americani e anche i titoli di Stato decennali di altri paesi. Però per il momento tali rendimenti restano ben sotto controllo e quindi non vi è la paura e il timore di un rialzo del costo del denaro. Questo ha alimentato le borse verso nuovi massimi, anche se in questo momento faticano a ritrovare slancio per la ricerca di nuovi higher che potrebbero in qualche modo dare nuovo slancio alla debolezza del dollaro. Invece stiamo notando che le borse cincischiano sui massimi e trovano anche, diciamo, dei venditori che in questo momento fanno correggere gli istini azionari. Ma il dollaro non si riprende, però di fatto assistiamo ad una decorrelazione all'interno del mercato dei cambi che è molto molto interessante. Perché? Perché crea volatilità sui cross. Se andiamo a vedere nel dettaglio quelli che sono i tassi di cambio principali, euro-dollaro, per esempio, lo confrontiamo a dollaro-canada, notiamo come la mancanza di forza dell'euro rispetto al biglietto verde, non si rifletta invece su una debolezza estrema del biglietto verde nei confronti del dollaro canadese, che è la vera superstar di questo periodo, dopo soprattutto la decisione della Banca Centrale Canadese di parlare di tapering, l'unica sul panorama, nel panorama del mercato delle majors e delle commodity currencies, che ha di fatto sconvolto il mercato, tanto è vero che dal 21 aprile siamo scesi da 1,26,5 a 1,20,60, quindi quasi 600 punti, cari amici. E non sembrano esserci però le condizioni di un reversal perché il mercato è estremamente long dollaro Canada, quindi nel rapporto dollaro americano dollaro canadese la maggior parte dei retail sono long, quindi fino a quando non vedremo diciamo, una pulizia del mercato retail è probabile che si resti nel limbo. Detto ciò, cari amici, abbiamo un euro-dollaro che ancora fatica a salire a rompere 1,2180, che è un bel punto prima di vedere 1,225, ma la sterlina nel contempo sale e attacca quel famoso 1,4240 che se fosse violato andrebbe ad attaccare poi i livelli che abbiamo visto nel 2018, che si trovano, come sapete, in do bellissimo doppio massimo, 1,4360. Lo vedremo in questi giorni perché la settimana comunque ci propone dei dati sull'inflazione, sul PIL inglese, ma anche sull'inflazione americana. Stanotte è uscita l'inflazione cinese, non granché, più 0,9% su base annua e meno 0,3% ad aprile su base mensile. Quindi anche in questo caso un'ulteriore spinta eventuale per i mercati azionari, che però faticano in questo momento a trovare nuova benzina per salire. Lo vedremo nelle prossime ore quel che accadrà, certamente rimanete insieme a noi sul canale YouTube per parlare con gli amici di ActiveTrades del mercato più bello del mondo. Buona giornata e buon trading.